E noi dobbiamo provare a dare una risposta che sia culturale, che sia strutturale, che sia tecnica a quello che è il problema del conflitto tra le coppie che si separano in particolare. Che se la conflittualità rimane lasciata a se stessa non fa che peggiorare e creare solamente danni nelle persone, e vediamo di tante situazioni che poi degenerano anche con episodi gravi, ma anche sui figli che poi sono vittime assolutamente innocenti di questi conflitti. Quindi diventa fondamentale che la cultura della mediazione, la cultura dell'affrontare in modo diverso i conflitti possa prendere i piedi, perché il conflitto non è di per sé negativo, però deve avere come sbocco la crescita, il cambiamento, e però per fare questo è necessario che ci si metta tutti insieme, allora che ci siano i mediatori, gli psicologi, ma i giudici, gli avvocati, perché se non siamo tutti insieme a fare un discorso culturale diverso, chiaramente questo non avrà possibilità di prendere piede. Un convegno a Palazzo San Giacomo sulla mediazione familiare per creare un momento di riflessione e confronto fra i professionisti che intervengono in caso di separazione. Lo scopo della mediazione è quello di ridurre la conflittualità e riorganizzare le relazioni familiari, favorire la serenità nei cambiamenti e costruire accordi per la loro gestione, ma soprattutto evitare che i figli diventino vittime involontarie. Chiaramente tenendo i figli, che sono l'interesse principale, devono essere il nostro interesse principale perché sono il nostro futuro, e tenendo anche conto che se noi aiutiamo i genitori a essere più sereni, a avere meno tensioni, potranno essere i migliori genitori e quindi faremo il lavoro migliore per questi bambini. Come amministrazione noi teniamo molto ad approfondire anche tutti quelli che sono i percorsi possibili per rafforzare un tema, quello della mediazione, che può essere uno strumento per affrontare e superare le crisi e le conflittualità familiari. In questo senso noi abbiamo realizzato anche dei percorsi importanti sia con il Tribunale Ordinario che con l'ASL, ma anche con il Tribunale per i minorenni e la Procura per i minorenni, con cui siamo riusciti a trovare un interesse reciproco ad individuare dei linguaggi che siano veramente funzionali alla risoluzione di problemi così delicati per le famiglie. Siamo anche infatti in procinto di avviare proprio nei prossimi giorni anche dei poli per le famiglie, che sono proprio il luogo in cui la famiglia può trovare uno spazio per affrontare i problemi e le questioni molto delicate che si vivono a volte durante la vita familiare, con l'idea anche di non arrivare all'incontro con la magistratura e quindi con il giudice tutelare o col giudice minorile, ma di affrontare, conoscere prima quali possono essere i percorsi e i processi da mettere in campo per arrivare invece a una risoluzione che tuteli tutte le parti, e per le parti chiaramente intendo prima di tutto quella dei bambini.